Sul raddoppio della linea ferroviaria Pescara-Roma c'è ancora tanto da dire e soprattutto tanto da vedere. Da una parte la regione tira dritto verso l'obiettivo più che legittimo di risolvere un problema secolare, il collegamento tra Tirreno e Adriatico su ferro, quasi 4 ore per raggiungere da Pescara la capitale e Roma, davvero troppo. Ed eccolo il mega progetto redatto quasi in tempi record dai tecnici di RFI, il tratto in rosso in questa gigantografia che passa in centri urbani prevedendo l'abbattimento di case e stabilimenti da Chieti ad Alanno. L'area più colpita è quella di Manoppello Scalo e la conseguente rivolta di numerosi cittadini ai quali verranno espropriati i propri beni immobili. Il comitato che li rappresenta ha proposto con insistenza un'alternativa nella gigantografia, il tratto in verde meno impattante urbanisticamente, inizialmente preso in considerazione da regione e comune, poi l'improvviso dietro front. I motivi? Ce li spiega il sindaco di Manoppello, Giorgio De Luca. Qui ancora c'è gente che pensa che la ferrovia possa andare in variante l'interporto. È una guerra che noi abbiamo fatto per i primi 2 anni, fino alla conferenza di servizi nel maggio 2023. Poi quando ci siamo accorti che ciò non era possibile, e questo lo dimostra soprattutto la questione sull'esondazione del fiume Pescara, dove la normativa è del 2018, quindi fino al 2018 si poteva fare. Con la nuova decreto ministeriale, siccome ci sono problemi di esondazione, questo è impossibile. La cosa viene rafforzata anche dagli eventi che sono accaduti in Emilia-Romagna, dove qui c'è un ritorno di 200 anni, addirittura le alluvioni in Emilia-Romagna si sono succedute dopo ben solo 14 mesi. Quindi ci fa capire che effettivamente il sogno che era anche mio, quello di andare in variante all'interporto, non sarà più possibile. Una versione che non convince il comitato, che pure nei mesi scorsi ha avuto a più riprese un vivace confronto anche con il presidente Marsiglio e che ad oggi insiste nel ritenere che la variante può essere presa ancora in considerazione. Alla fine, proprio per superare le criticità di cui parla De Luca, ok? È stato presentato da Italferr un progetto diverso. Hanno detto: guarda, se vogliamo risolvere questo tipo di problema, allora vi proponiamo una variante in sopraelevata, in viadotto, ok? E questa è l'ultima decisione, l'ultima proposta fatta dai progettisti. Abbiamo chiesto perché non è stata fatta la variante plus. E l'abbiamo chiesto dappertutto, l'abbiamo chiesto alla Regione Abruzzo, l'abbiamo chiesto ai tecnici, ai capi di RFI di questo progetto, ma c'è lo stesso. La risposta è stata perché non sarebbe stata approvata. Allora la domanda è perché non sarebbe stata approvata? Allora mi fa il RUP, Borgia. Noi abbiamo interloquito con il Ministero su questo argomento e ci hanno detto che non sarebbe stata approvata, compatibile con l'ambiente. Allora, ma dove stanno le carte che adducono ciò? No, abbiamo parlato, mica abbiamo scritto, abbiamo solo parlato. E io ci devo credere. Cioè, qual è la ragione per la quale, a fronte di un investimento di 951 milioni, a fronte delle case che tu avrai visto, che comunque ci sono, abbiamo fatto un video in cui facciamo vedere gli striscioni e quant'altro, che cadono giù, si viene a raccontare, abbiamo interloquito, non si può fare perché non si sa. Ma Manoppello Scalo sarà davvero oggetto di un totale stravolgimento con il concreto rischio di isolamento dell'intero quartiere? Ancora De Luca. Assolutamente no. In questa maniera sarà ancora più unita, perché con la realizzazione dei sottopassi non dividiamo il paese ma si andrà a unire. Se possiamo vedere proprio qui davanti, qui nascerà la famosa rotatoria che va attraverso un sottopasso, ma sono sottopassi importanti, non sono sottopassi sali e scendi, ma sono molto lunghi, larghi, con piste ciclabili e marciapiede. Quindi questo sta a garanzia di un traffico che poi sarà ancora molto più fluido e più veloce. Beh, forse il sindaco non si è studiato bene il progetto, perché qua non si parla di metropolitana leggera, ma si parla di Pescara-Roma. All'inizio si parlava di alta velocità, adesso si parla di velocizzazione, quindi il sindaco secondo me è un po' confuso. Non si possono trovare soluzioni a un progetto che nei cassetti del comune da un anno, nel giro di 2 settimane, facendo vedere la bellezza del risultato e la disponibilità di RFI. In quest'ultimo anno dove sono stati?